L'ospedale di Borgotaro torna gradualmente alla normalità e si riorganizza dopo la temporanea conversione in Covid Hospital durante la fase pandemica. La struttura riapre al pubblico con un nuovo assetto e percorsi specifici per garantire a chi accede la massima sicurezza possibile. Riaprono anche le sale operatorie e riprende l'attività chirurgica per gli interventi in urgenza e per il recupero di quelli programmati e poi sospesi durante l'emergenza. Nel mese di maggio, con la progressiva dimissione degli ultimi pazienti Covid ricoverati presso l'ospedale, sono state effettuate tutte le manovre di sanificazione dello stabilimento ospedaliero. Questo ci ha consentito il 20 maggio la riapertura di tutte le funzioni del punto di primo soccorso dell'ospedale di Borgotaro, mentre dal 4 giugno si sono riattivate tutte le attività chirurgiche sia in elezione che in urgenza. La ripresa delle attività chirurgiche è stata effettuata secondo i dettami della Regione e ha avuto come obiettivo principale la sicurezza, cioè di identificare dei percorsi molto precisi in modo tali da ridurre al minimo il rischio del contagio per gli utenti che accedono all'interno dello stabilimento ospedaliero. Per questa ripresa in particolare è stato necessario rimodulare tutti i posti letto dell'ospedale di Borgotaro, identificando due macro strutture a valenza polispecialistica, una cosiddetta area grigia, posta nei reparti di chirurgia e di ginecologia, dove mettere e ricoverare i pazienti in attesa del risultato del tampone, cioè dello screening per il coronavirus. Si tratta in questi casi di pazienti sostanzialmente ricoverati da pronto soccorso. E poi un'altra area bianca, cosiddetta, dove invece vengono collocati i pazienti dove lo screening per il coronavirus ha dato esito negativo, che sono collocati nei reparti di ortopedia. In particolare abbiamo dovuto chiamare tutti i pazienti in lista d'attesa, dando la precedenza a quelli cui il tempo di attesa era scaduto o anche verso i pazienti per i quali durante il lockdown vi è stato un peggioramento della loro condizione. Sono stati rivisti anche i percorsi interni di pre-ricovero, cioè degli esami che gli utenti devono fare prima dell'intervento chirurgico, e sono identificati in spazi più ampi in modo tale da consentire il distanziamento e di ridurre il rischio del contagio. Anche l'attività operatoria è ripresa. Oggi all'ospedale di Borgotaro vengono effettuati circa 7 interventi al giorno su 3 sale operatorie, di cui una dedicata alla piccola chirurgia, mentre una delle due è dedicata nel caso in cui vi siano dei pazienti con sospetta infezione da Covid. La ripresa ovviamente è stata graduale, attualmente dovuta un po' anche all'allungamento dei tempi di sanificazione degli ambienti, la riduzione dei posti letto per identificare l'area grigia, abbiamo una riduzione della performance erogativa del 25%. Vedremo chiaramente nei prossimi mesi, abbiamo messo in atto un piano per far fronte a ridurre questa lista d'attesa che attualmente consta di 2.430 pazienti tra l'ospedale di Fidenza e Borgotaro, che dovremo nei mesi successivi andare progressivamente a smaltire. Volevo in questo senso anche comunque tranquillizzare tutta l'utenza, perché tutti i pazienti che sono rimasti temporaneamente sospesi durante questa fase verranno progressivamente recuperati. Ovviamente verrà data la precedenza alle patologie tempodipendenti, alle patologie oncologiche, a chi ha subito un aggravamento della sua condizione, però tutti gli utenti verranno ricontattati e rimessi all'interno della lista d'attesa per essere erogata la prestazione. Le nuove modalità di accesso ai servizi sanitari coinvolgono attivamente anche i cittadini che ne hanno bisogno. Prima di entrare in ospedale, ti misuriamo la temperatura e ti chiediamo alcune informazioni sul tuo stato di salute. Controlliamo la tua mascherina. Ti chiediamo di igienizzarti le mani con gel alcolico. In tutti gli spazi della struttura, se hai un appuntamento, presentati da solo, un solo accompagnatore per minori, persone con disabilità o che necessitano di assistenza. Arriva in orario, al massimo con 10 minuti di anticipo. Rispetta il distanziamento fisico. Tieni uno spazio di almeno un metro tra te e le altre persone. Nei reparti di degenza rispetta il numero di visitatori consentito. Chiedi informazioni agli operatori. Rispetta le indicazioni per l'uso degli ascensori. Se puoi, utilizza le scale. In caso di febbre o altri sintomi sospetti, non è consentito l'accesso.
gli operatori ti informeranno sui percorsi previsti in queste situazioni. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.ausl.pr.it.